Il popolo britannico nella giornata di ieri ha scelto, noi rispettiamo questa decisione, ora si volta pagina. È un giorno senza precedenti, è un giorno non facile, ma l'Europa ha dimostrato nel corso della sua storia di essere più forte di ogni e qualsiasi difficoltà. E sono qui per dire che l'Italia farà la sua parte nel percorso che oggi si apre. Il governo, le istituzioni europee sono nella condizione di garantire con qualsiasi mezzo la stabilità del sistema finanziario e la sicurezza dei risparmiatori. Se devo dare un nome all'Europa, voglio chiamarla casa, perché la casa non è soltanto un luogo fisico, la casa è un insieme di sentimenti, è un insieme di emozioni. E la casa è un luogo di solidità e di sicurezza. L'Europa è casa nostra, non solo nostra, di noi italiani, ma è casa nostra. Ed è la casa dei nostri figli ed è la casa dei nostri nipoti. Lo diciamo oggi, più che mai, convinti come siamo che questa casa abbia bisogno di essere ristrutturata, forse rinfrescata, ma è la casa del nostro domani. Il mondo che verrà del resto ha molto bisogno di Europa, ha bisogno dell'Europa dei valori, dell'Europa della fantasia, dell'Europa dell'innovazione, dell'Europa del coraggio, dell'Europa della passione, dell'Europa della cultura, della libertà, della democrazia. In una parola possiamo dire che il mondo che verrà ha molto bisogno dell'Europa dell'umanesimo che ha segnato la nostra civiltà per secoli. E a chi oggi domanda più sicurezza e più tranquillità, dobbiamo ricordare che ci sono 70 anni di storia lì a dimostrare che la pace è stata possibile grazie all'unione, non alla divisione. Che il periodo più incredibile di pace della storia dell'umanità è stato garantito da questa istituzione che ha saputo mettere la parola fine a decenni e secoli di guerre fratricide, di guerre civili. Far prevalere ciò che ci unisce e non ciò che ci divide. Questo è il tempo della lucidità e dell'equilibrio, il tempo della forza calma, che in un momento non semplice può vedere l'Europa tornare protagonista. Essere responsabili verso la nostra storia non significa solo essere responsabili verso il nostro passato, verso i padri fondatori, ma significa anche e soprattutto essere responsabili verso il futuro, verso i figli che chiedono più Europa, un'Europa più capace di interpretare i loro sogni, i loro sentimenti, le loro aspettative. Arriveremo all'appuntamento del 25 marzo del 2017 a Roma con la convinzione e con la consapevolezza che nei momenti di difficoltà l'Europa tira fuori il meglio di se stessa. Viva l'Italia, viva l'Europa!